Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. Proseguono le indagini sull'aggressione alla giovane davanti a un locale ad Arezzo. La ragazza ha denunciato il fidanzato che l'avrebbe colpita questa notte nei pressi di un locale. La minore è stata soccorsa dal gestore della discoteca, è intervenuta poi la polizia, le indagini sono affidate alla polizia che era intervenuta sul posto con gli agenti della Volante. Il 4 novembre l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti. Ci sono ovviamente cerimonie un po' in tutto il territorio. Per ricordare la fine della guerra, per esempio a Castiglion Fiorentino si tiene la cerimonia del 104° anniversario della vittoria a festa delle Forze Armate con raduno alle 16.30 del pomeriggio. Dietro front in casa livornese e parliamo di calcio. Il tecnico del Livorno continuerà ad essere Lorenzo Collacchioni, che era stato esonerato lunedì dopo la sconfitta subita contro il Monte Spaccato. Come evidenziato dal presidente Toccafondi, è stato tutto il gruppo squadra al completo a volere la conferma del tecnico. Collacchioni quindi torna da domani a guidare la squadra in vista del derby, dello scontro diretto di domenica prossima qui ad Arezzo. Queste erano le nostre breaking news.